Le frecce tricolori della pattuglia acrobatica nazionale hanno salutato in piazza Plebiscito la cerimonia del 90° anniversario dell'aeronautica militare. Per la prima volta insieme alla festa si è tenuto anche il giuramento degli allievi ufficiali del corso Pegaso V, il più giovane dell'Accademia di Pozzuoli. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai vertici delle forze armate sono intervenuti a Napoli il capo di Stato Maggiore Mantelli, il ministro della Difesa Di Paola ed il presidente del Senato Pietro Grasso. Ringrazio e saluto con grande calore le donne e gli uomini dell'aeronautica oggi presenti in questa splendida piazza Plebiscito di Napoli. E quelli che in tutta Italia, con abnegazione e senso del dovere, prestano il loro quotidiano lavoro al servizio della patria. Nel corso della cerimonia, che ha visto il riconoscimento all'aeronautica militare per il contributo alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, il ministro Di Paola ha rivolto un pensiero commosso ai due marò prigionieri in India.